Allora, buongiorno a tutti, benvenuti alla sessione di oggi. La sessione che chiude il trimestre di Dell Sonic Wall e che vi proietta nella nuova realtà che è il Sonic Wall, che torna a essere completamente indipendente. Allora, inizialmente la proposta che volevo farvi era quello di analizzare completamente le nuove funzionalità del SonicOS 6.2.6. Cammin facendo, preparando il webinar, mi sono accorto che sarebbe stato un po' troppo carico come webinar, quindi l'ho diviso in due parti. Oggi vedremo la parte di Capture ATP nella sua ultima release e con novembre, quindi con il webinar di novembre, invece affronteremo la seconda parte che è il Content Filter in 4.0. Mettere tutti e due insieme ci portava da qui fino a pranzo, quindi mi sarebbe stato un po' troppo impegnativo per tutti. Partiamo quindi con 6.2.6, abbiamo un nuovo sistema operativo che è disponibile da agosto ormai, ed è disponibile su tutta la fascia di soluzioni del Sonic Wall al netto del SO Wired. Okay, macchina che sappiamo essere dotata esclusivamente del SonicOS 5. La nuova release ha due main feature che sono appunto Capture, che è il sistema di sandboxing sviluppato da Sonic Wall, e il Content Filter in 4.0, l'evoluzione del sistema di filtraggio che finora avevate avuto in maniera duale sulle vostre macchine, quindi c'era una modalità di scelta del sistema di filtraggio via user and zone o via upper rule. Con la 6.2.6 invece scompare questa possibilità di scelta e viene uniformato tutto allo strumento Content Filter in 4.0, che è uno strumento principalmente basato appunto sugli oggetti. E la versione 6.2.6 è quella versione che oggi sostanzialmente va a uniformare tutte quante le macchine. Vi ho messo uno specchietto dove c'era l'origine di tutte le varie versioni del SonicOS 6, del SonicOS 5, eccetera. L'arrivo per novembre dovrebbe essere il rilascio della 6.3.0, per arrivare poi a una versione di convergenza che includa anche il Supermassive 9008, e quindi avremo un unico sistema operativo che scala dal SOHO fino alle macchine di fascia Enterprise. Ovviamente le macchine di Gen 5 saranno macchine che continueranno a vivere fino al loro end of support con variazioni della 5.9, non adotteranno mai la versione 6, non avranno mai disponibilità del Capture e anche del Content Filtering. Questo nuovo sistema operativo e queste nuove funzionalità derivano sostanzialmente dall'esplosione che c'è stata negli ultimi anni di quelli che sono gli exploit Zero Day, che normalmente affrontate nella variante del ransomware. Quindi molti di voi ovviamente hanno questo tipo di necessità. Mi confermate che state vedendo la slide dell'esplosione degli Zero Day? Sì, ok, perfetto, grazie. Perché c'è un'altra postazione di di backup che è un po' più lenta a rispondere per quello. Eccoci. Al giorno d'oggi le minacce avanzate sono progettate anche per evadere i sistemi di analisi e individuazione basati su sandbox, da cui poi nasce anche la scelta di Sonic Wall di dotarsi di uno strumento come Capture, che è un sistema che si basa su sandbox multiple, non su un'unica sandbox come ad esempio hanno i concorrenti. Alcune delle informazioni che diciamo, ometto nella presentazione di oggi le trovate comunque disponibili nel precedente webinar che avevamo realizzato su Capture, legato alla 6.2.5, è una versione precedente di Capture, ma lì ci sono alcuni preconcetti che potete andare, diciamo, ad approfondire per completare, diciamo, l'argomento anche di oggi. Ci sono alcune cose che non ho inserito dentro perché erano già state affrontate e mi avrebbero appesantito
ovviamente a questa presentazione. I target delle minacce ad oggi non sono più solamente le macchine Windows, ma indubbiamente i terminali mobili. Il problema della frammentazione di Android, il sistema operativo che equipaggia l'84% dei dispositivi mobili, è un problema oggettivo. Solo le ultime release ovviamente hanno tutta una serie di patch che consentono di chiudere buchi di sicurezza. E l'altro aspetto sono i dispositivi IoT. Dispositivi IoT che sappiamo normalmente adottare dei livelli di sicurezza molto molto bassi. Recentemente avete sentito del problema che ha avuto Yahoo, che ha avuto DIN soprattutto. DIN è stato attaccato da una botnet che era principalmente composta da dispositivi IoT con bassi livelli di sicurezza, cosa che ha portato l'azienda cinese che produceva parte di questi IoT, delle webcam, a ritirare qualcosa come 4,5 milioni di pezzi. Okay? Quindi quel problema è un problema che diventa fondamentale. Minacce che poi si nascondono nel traffico che è crittografato o anche in chiaro, ad esempio con tecnologie di steganografia all'interno delle immagini possono essere annidati anche dei malware all'interno di informazioni che a prima vista sembrano pulite. E infine minacce che sono indipendenti ormai dal tipo di file e anche dalla loro dimensione. Quindi questi sono i driver che portano, diciamo, Sonical all'entrata all'interno del mercato dei sandbox, un mercato che comunque è già operativo, è già consolidato, ci sono tutta una serie di soluzioni stand-alone a livello di sandboxing che sono normalmente disponibili, penso ad esempio a FireEye, o nel campo delle UTM, vendor che sono arrivati prima di Sonical, sono arrivati prima, magari ci sono arrivati troppo in fretta, con soluzioni che ad esempio adottano esclusivamente strumenti di controllo post-infezione, okay? Oppure sandbox singole, che sono più prone a sistemi di evasion. Capture OTP Service invece aiuta il firewall a identificare se un file incognito, quindi quello è il punto di partenza, sia o meno malevolo, trasmettendolo a quello che è un servizio in cloud preposto alla sua analisi e che cerca di scoprire se questo file incognito contiene un virus o altro codice malevolo, oppure se è un file buono. Capture OTP completa l'analisi, spedisce il risultato al firewall, addestrandolo anche su come comportarsi. E questo processo viene svolto normalmente in real time, mentre il file viene processato dal firewall. L'apparato quindi è normalmente schierato presso il cliente, mentre Capture OTP Server e il suo database, quindi popolato con le varie informazioni, sono installati presso un data center di Sonical. Il firewall quindi crea un canale di comunicazione sicuro e criptato, e qui vengono usati diversi protocolli a seconda di quella che è la modalità di sottomissione. Non è solo un automatismo del firewall che consente l'invio del capture, ci sono anche altre modalità. Qualcuna in divenire, qualcuna già presente, che può essere utilizzata per sottoporre al sistema di sandbox l'analisi dei file. Capture OTP è fornito come add-on per i firewall di nuova generazione. Vi annuncio che dal 1 novembre, il listino ce l'ho già, sto aspettando che correggano un po' di prezzi che li hanno un po' sbagliati. E questo capture sarà disponibile per tutti i prodotti ad esclusione del SOO, quindi l'ATZ 300 a salire verrà introdotto come servizio aggiuntivo, oppure sarà disponibile nella Advanced Gateway Security Suite, quindi una suite che comprende la tradizionale comprensive con tutta la suite UTM Next Generation Firewall e la parte di sandboxing. Quali sono i prerequisiti dell'attivazione? Allora, prima di attivare il servizio di sandboxing è obbligatorio attivare il gateway antivirus e anche il cloud antivirus database, quindi non possiamo pensare di utilizzare Capture senza che vi sia questo ulteriore, senza che vi sia questo ulteriore elemento sì, questa ulteriore funzionalità di sicurezza attiva, proprio perché CloudAV e Gav hanno la funzione di fare il prefiltro e danno un primo strumento di configurazione dei protocolli e anche dell'IP da escludere, che verranno poi propagati anche al servizio Capture. Quindi se decidiamo che all'interno del Gav l'SMTP è un protocollo che non vogliamo scansionare, file
veicolati su quel tipo di protocollo non verranno inviati dal capture. Quindi il prefiltro e la configurazione del GAV diventano fondamentali anche per la parte di gestione della modalità di cattura dei file che verranno inviati. Tutti i file che vengono inviati da capture sono inizialmente soggetti quindi a questo preprocessing, che può già identificarli come malevoli o benigni. Se ci sono già questo tipo di informazione, abbiamo un riscontro che è immediato. In questo caso quindi il capture non porterà quel file si chiama tra virgolette detonazione all'interno delle sandbox. Per quanto riguarda la parte di privacy, capture fornisce normalmente un resoconto dell'analisi dei file, quello che viene definito come threat report, con informazioni dettagliate sul comportamento della minaccia sconosciuta, che diventano quindi fondamentali per rispondere poi in maniera efficace alla minaccia stessa, oppure a un'eventuale infezione. Sonicle quindi non conserva mai quelli che sono i file, o meno, quelli giudicati come benigni vengono immediatamente eliminati, viene lasciata una traccia che è un hash di quel file, hash con verdetto, però vengono eliminati. Quelli invece che vengono giudicati come malevoli vengono mantenuti all'interno dei sistemi di analisi fino ad un mese per essere anche ulteriormente analizzati. Quei file daranno poi origine anche alla parte di signature disponibile poi per tutti quegli utenti che hanno esclusivamente la sottoscrizione tradizionale, quelli che hanno il GAV. Avete un link a quella che può essere poi la policy di privacy che viene gestita dal vendor. Inoltre, sempre in un'ottica di privacy, possiamo vedere la scelta del data center di riferimento. È un passaggio obbligatorio che andiamo a fare quando attiviamo il sistema di sandboxing. Okay? Venendo infatti meno al protocollo d'intesa tra Europa e USA, quello che era chiamato Safe Harbor, e anche nell'ottica dell'entrata in operatività del GDPR, ne abbiamo parlato, se vi ricordate, il mese scorso, andremo a scegliere la facility europea stabilita in un primo data center in Olanda e in un secondo data center per ridondanza sempre in Europa. Quella sarà ovviamente la scelta che dovremo fare. Le altre due località principali sono San José per quanto riguarda le Americhe e il Giappone per quanto riguarda l'estremo oriente. Okay? Per conformità ovviamente del mantenimento dei dati, noi andremo a scegliere quel data center che è compatibile. Per quanto riguarda l'attivazione, invece, avremo che dopo aver inserito la chiave di attivazione sulla macchina oppure anche sul MySonicle con le tradizionali modalità di sincronismo, okay, sarà possibile procedere alla configurazione del capture. Capture ha tre elementi di configurazione, quindi la configurazione non è assolutamente qualcosa di complicato. Okay? Questi tre elementi di configurazione vanno innanzitutto a definire qua la Basic Setup Checklist. Questa consente di verificare che tutti i prerequisiti siano operativi. Allora, innanzitutto che il capture sia attivato e la sua scadenza, che sia attivata la parte di gateway antivirus, che sia attivata la parte di cloud antivirus, e da qui dentro c'è una remotizzazione di quello che è l'analisi a livello di protocollo, di quelli che sono i protocolli che decidiamo di gestire anche a livello di capture, che sostanzialmente è la remotizzazione di quello che è il GAV. Nella sezione di Bandwidth Management abbiamo poi l'impostazione di quelli che sono i tipi di file che dovranno essere inviati al Capture ATP. Nella precedente versione, quando avevamo analizzato per la prima volta il Capture nella sua versione iniziale, e quando era ancora in beta, era esclusivamente disponibile l'analisi degli executable PE. Mentre oggi abbiamo la possibilità di andare a selezionare tutti quelli che sono i file al momento disponibili per l'analisi con Capture.
quello che al momento è ancora un vincolo, ma è un vincolo assolutamente di giovinezza, perché il motore è un motore aperto a qualsiasi dimensione di file. Al momento c'è un valore di default legato proprio alla dimensione massima, che può essere trasferito al sistema di cattura, che è un valore di 10 megabit, attualmente gestito da Access Manager, ok? E l'altra cosa di default è che di default sono attivi esclusivamente i portable executable, quindi gli altri, quindi GPDF, Office, eccetera, archives, dobbiamo andarli noi ad attivare. Inoltre è prevista una serie di eccezioni, quindi abbiamo la possibilità di andare a escludere quelli che sono degli address object da cui possono essere inviati dei file per l'analisi. Se non li andiamo a escludere esplicitamente anche in questa sezione o nella sezione del GAV, i controlli del GAV verranno comunque eseguiti. Abbiamo un server che sta facendo traffico verso internet, vogliamo evitare che determinati tipi di file possano essere inviati al capture per l'analisi, quindi possiamo metterlo in questa esclusione. Attenzione che se esiste solo questa esclusione, ma non esiste anche l'esclusione all'interno del gateway antivirus, quei file verranno comunque processati dal GAV e dal cloud AV. Okay? Qua inibiamo esclusivamente il fatto che una macchina, un oggetto, possa inviare dei file al sistema di sandboxing. La terza sezione di configurazione del capture è la parte di blocco del file malevolo, in questo caso, ovviamente. È la sezione quindi dove è possibile andare a selezionare il tipo di blocco del file e l'ottenimento del verdetto da parte del servizio di capture. Ora l'hanno esteso, diciamo, come tipo di informazione e l'hanno definita come block file download until the verdict is returned. Okay? Questa opzione è operativa solo per i protocolli HTTP e HTTPS. Nel caso dell'HTTPS è richiesta quindi l'attivazione della parte di DPA SSL. L'opzione di default è l'autorizzazione al download del file mentre viene ispezionato, opzione che minimizza quello che è l'impatto del ritardo che possiamo avere nell'analisi del file, che viene introdotto con l'analisi del file, quindi che può andare a impattare sulla user experience dell'utente. Quando andiamo quello è il default. Quando andiamo a selezionare invece la funzione di block until verdict, vi ricordo che questa è una delle funzioni esclusive per quanto riguarda il servizio di capture. I competitor, al netto dei checkpoint, questa funzionalità di block fino al verdetto non ce l'hanno. Okay? Ovviamente è una funzione che va poi a impegnare, come vi dicevo, può andare a inficiare un po' quelle che sono quella che è un po' la user experience dell'utente. Allora, scusatemi solo un attimo. Ok. Quando andrete a operare con l'attivazione del block until verdict, apparirà un disclaimer, diciamo, che vi andrà a informare se volete effettivamente attivare questa funzione, indicandovi che introdurrà una serie di ritardi. Dovete andare a selezionare quindi la griglia, okay, per quanto riguarda l'attivazione, e dovrete andare ad attivare anche il tasto di set. Quindi la griglia da una parte vi dirà che state accettando il fatto che potranno essere tradotte all'interno dei ritardi e contestualmente ecco tutto, ci frega. Bene, quindi riprendendo dove eravamo arrivati, quando attiverete la parte di block until verdict andrete a selezionare il tasto del disclaimer I agree
e successivamente andrete anche a cliccare su Accept in alto nella pagina, ok? Condizione fondamentale per poi attivare la funzione. Come funziona da un punto per quanto riguarda tecnicamente il sistema di capture? E come funziona proprio legato all'HTTP e HTTPS? Allora, Stefano, blocco fino a vertetto, comunque in generale anche se si usa il delay. Il DPSSL va a agire su quella che è la sessione, andando a interporsi nella sessione HTTPS. Se non apriamo la sessione HTTPS non vediamo cosa ci passa attraverso. Alzo un po' il volume, sì. Ok, solo il volume al massimo, mi sentite meglio? Meglio così? Meglio, sì? Ok. Allora, con il servizio capture attivo, la funzione di blocco, in attesa di verdetto, quando un utente scarica un file, il firewall che trasmette il file al richiedente e contemporaneamente, quindi fa una sorta di mirror, ne invia una copia al servizio di capture nel cloud. Il firewall, bene, il firewall trattiene per sé gli ultimi bit del file trasmesso finché il servizio in cloud non ritorna il verdetto. Se il verdetto è tornato buono, oppure un'opzione più veloce, un verdetto buono per quel file è già salvato all'interno del firewall per una download e analisi pregressa, il firewall rilascia immediatamente gli ultimi bit consentendo all'utente di completare il download. Se invece viene restituito un risultato di malignità, quindi quello che è stato rilevato come malevolo, i bit che il firewall li tratteneva vengono droppati, determinando quindi il fallimento del download da parte dell'utente. Ora, il tempo necessario a restituire il verdetto può essere relativamente veloce, secondi o anche meno, se i prefiltri statici, quindi a bordo macchina, o la parte di prefiltering che c'è in capture, sono già in grado di dare un verdetto, quindi c'è qualcosa che è già stato analizzato da un altro firewall che ha sottomesso a capture e quindi esiste già un riscontro. Se il file invece deve essere inviato ai servizi di sandbox, quindi è il primo sample individuato per la sua detonazione e analisi, questo può richiedere alcuni minuti prima di ottenere un verdetto. Okay? Nel caso ovviamente di disabilitare questa funzionalità, quindi del blocco in attesa del verdetto, i file potranno essere bloccati solo se il giudizio è immediatamente disponibile dai prefiltri. Altrimenti il download del file verrà completato, anche se il verdetto del sandbox è ancora in corso. Quando il verdetto viene restituito al firewall, l'evento sarà loggato e l'amministratore informato tramite apposita mail, se abbiamo ovviamente attivato la parte di log automation, della disponibilità di un report per il file analizzato. Poi con quel report l'utente, l'amministratore potrà fare quello che riterrà opportuno per sistemare la situazione. Qui ho riportato un esempio di quelle che sono stati durante la fase di beta, come vedete dal 23 di agosto fino al 7 di novembre, vedete quali sono stati a livello delle varie campionature, quali sono stati i tempi medi di gestione dell'analisi. Vedete che quasi tutti i file rientrano all'interno dei 10 minuti necessari alla detonazione, all'analisi, eccetera. E via via che i giorni passavano, vedete anche come rientravano via via in tempi di processing del sample sempre più stretti. Quindi vedete ad esempio la colonna del processing time minore di 5 secondi come è aumentato dall'inizio, quindi dal 23 agosto, del 62,8%, arrivando fino all'80%. Questo è un concetto che affronteremo subito, ma è evidente come man mano che il sistema lavora, ovviamente si addestra. Allora, Miotto dipende, dipende da quando viene rilasciato il verdetto. Se un verdetto viene rilasciato immediatamente, okay, viene bloccato. Se un verdetto invece ha necessità di un tempo più elevato, può essere che transiti il file, okay, e dopodiché si abbia l'informazione. Dipende anche tanto dal protocollo. Adesso lo dettagliamo. Questa è la parte di notifica, quello che vi volevo, quello adesso che stiamo affrontando con,
qua domanda. Allora, gli utenti saranno informati se il file che stanno tentando di scaricare viene analizzato dall'assembly di Capture a ricerca di contenuti malevoli? Allora, la notifica dipende sia dal fatto che il file venga scaricato attraverso il protocollo HTTP o HTTPS, tra parentesi, HTTPS DPI SSL attiva, sia se debba essere eseguita un'analisi a livello di sandbox completa. Quali sono i due parametri? Con che protocollo viene scaricato e che tipo di analisi deve essere fatta. Ora, per i file scaricati tramite HTTP e HTTPS, ora, se il file è già conosciuto come malevolo, GAV, Cloud Antivirus, oppure un verdetto negativo viene ricevuto dai prefiltri, quindi ci sono già informazioni contenute a livello di hash verdetto di quel file all'interno di Capture, l'utente riceverà una notifica di blocco su pagina web, come avviene ad esempio per il GAV. Ok? Se il file è sconosciuto completamente e i prefiltri determinano la necessità di un'analisi sandbox completa, quindi viene inviato ai tre motori di analisi in sandboxing, il download andrà probabilmente in timeout. L'utente dovrà quindi rilanciarlo. Potrebbe cadere ad esempio nella finestra, nell'ultima finestra che riguarda il 99,98% dei file che stanno all'interno dei 10 minuti di analisi, ad esempio. Dovrà rilanciare il download. Se il verdetto sarà ancora atteso, quindi se il sistema di sandbox sta ancora lavorando, l'utente ricarica il download, siamo sempre in HTTP ovviamente, allora l'utente riceverà un'informazione che quel download, tramite il firewall, che quel download è sotto scansione alla ricerca di codice malevolo. Questi scenari di notifica sono scenari dedicati all'HTTP e HTTPS. E cosa succede per gli altri protocolli? Allora, abbiamo visto che quando andiamo a configurare preventivamente il servizio di GAV per andare a indicare quali sono i protocolli dove vogliamo utilizzare anche eventualmente il sandboxing, quindi oltre HTTP, l'FTP, l'IMAP, per l'SMTP, il POP, CIF, TCP Stream e tutti i rispettivi protocolli in S col DPI SSL, la funzionalità di block in attesa del verdetto non è disponibile. Quindi, block until verdict è una funzione dedicata a HTTP e HTTPS. Ad esempio, cosa succede su un traffico SMTP? Allora, se è disponibile un verdetto immediato, quindi esiste già nel Capture Database una coppia hash verdict, positivo o negativo che sia, in questo caso sulla malignità del file, quindi è un valore derivante anche da tanto una serie di prefiltri, adesso vediamo cosa sono questi prefiltri, viene impedito il completamento della trasmissione email e la connessione al ricevente viene bloccata, quindi viene un reset drop. Quindi esiste già un giudizio. Alternativamente, se un verdetto immediato non è disponibile, le mail con il suo allegato vengono trasmesse al ricevente. Come dicevo che Capture lavora su una copia del file, no? Nel caso dell'HTTP trattiene l'ultimo bit, nel caso delle mail no. Il file viene quindi analizzato da Capture e viene prodotto un verdetto con il conseguente log sul firewall. L'admin viene quindi notificato attraverso un'email di alert inviata al firewall, sempre con il log automation attivo, il quale può riferirsi ai report di analisi prodotto dal sistema di sandboxing per avere tutte quelle che sono le informazioni di merito e rispondere in maniera adeguata quindi all'incident. Quindi la domanda che penso molti di voi faranno è il CryptoLocker maledetto, come facciamo? Ok, allora qua sono due scenari che ovviamente si aprono, ve li ho riportati entrambi. Allora, man mano che il servizio di Capture si espande, tenete sempre bene la tabella di prima, come dal 23 agosto al 7 novembre siamo passati dal 60 all'80% di catch rate. Quindi, man mano che il servizio di Capture si espande nell'utilizzo, aumentano quelli che sono i punti d'ingresso di nuovi file sconosciuti da analizzare. Questo è anche il motivo per cui inizialmente Capture è stato reso disponibile solamente per la parte NSA, in un secondo momento per la parte TZ500 e 600 e adesso anche per il 400 e il 300, perché dall'altra parte ci sono dei sistemi che devono raccogliere queste informazioni e se attivi un sistema e lo carichi completamente con un milione di prodotti installati che utilizzano quel servizio senza quindi avere un immediato riscontro, è quasi una situazione che facessi un distributed denial of service ai server che mantengono Capture. Ecco perché è stata progressivamente rilasciato Capture per tutte quante le macchine, perché adesso da agosto ad oggi i sistemi sono completamente consolidati e le capacità di carico sono a regime. Ora, i risultati di questa analisi vanno a popolare il database di Capture formato da coppie file hash,
in tre varianti, quindi con tre elementi, MD5, SHA-1 e SHA-256, e il verdetto prodotto dall'analisi. Tra i vari prefiltri, anche questa accoppiata ASH-Verdict vengono utilizzati tra i prefiltri dell'analisi in cloud di Capture e quindi sono immediatamente disponibili per tutte quelle macchine che hanno il servizio sottoscritto. Quindi se in Cina ho avuto l'analisi da parte di una macchina firewall che ha ricevuto la verifica di un file incognito e quindi ha creato un suo verdetto, io in Italia, che ho il servizio capturativo, avrò immediatamente disponibile quella coppia di verdict hash. Quindi se lo stesso file mi arriva a me, i prefiltri già me lo bloccano. I firewall mantengono anche localmente questi verdetti dei file che hanno fatto analizzare per 24 ore. Aumenta quindi in maniera esponenziale quella che viene definita l'immunità di gregge per tutte quelle installazioni abilitate al Capture. Ed è proprio come avviene con i vaccini, che dove maggiore la popolazione che ne fa uso, minore, fino a tendere a zero, la possibilità di infezione. Ok? Quindi è quella che viene detta, come dicevo, immunità di gregge. Punto 2, che è la roadmap, è prevista una roadmap specifica per il servizio di sandboxing di Capture, che lo vedrà dapprima disponibile per tutte le macchine firewall di sesta generazione, con novembre anche per TZ300 e per TZ400 vanno a servizio. E poi come feature add-on sulle macchine mail security, il target che ho io è comunque il Q4. Poi, eventualmente poi vedremo. Le macchine mail security svolgono una funzione MTA, quindi si mantengono le mail in pancia, quindi hanno tutta la possibilità di fare questo tipo di analisi localmente o sfruttando sandboxing, pulire le mail e spedirle all'utente, cosa che il firewall che non ha disco sulle mail in transito non può fare a meno che non ci sia un giudizio preconfezionato. E infine farà anche la sua comparsa una versione di sandboxing on-premises che teoricamente è prevista per il secondo semestre del 2017. Qual è l'architettura del servizio in sandbox? L'architettura sono due, c'è un'architettura lato firewall e c'è un'architettura lato data center. L'architettura lato firewall è un'architettura che si compone ovviamente del servizio di trasmissione. L'architettura lato serve invece si occupa del servizio di analisi. Se vedete i vari passaggi che più o meno sono già stati analizzati in presenza, ma ve li riassumo velocemente. Abbiamo il trasferimento di file alla batteria di server, abbiamo il salvataggio del file all'interno di un database interno, abbiamo la lettura di questo file per l'invio alla parte di sandboxing, qua c'è anche l'elemento di pre-filtering. I sandbox, gli analyzer, analizzano quello che è il risultato e lo scrivono all'interno di un database che viene spedito nuovamente al server di front-end e trasferito al firewall come risultato. È un processo che è abbastanza intuibile. Okay? Ci sono al momento dei limiti orari o di file concorrenti che dipendono dal tipo di macchina, ad esempio le TZ300-400 di sesta generazione possono inviare 50 file ogni ora, per un massimo di 3 concorrenzialità. Le macchine Supermassive 9600 possono inviare 9000 file per ora con un massimo di 50 concorrenzialità. Questo ovviamente per gestire al meglio quello che è il carico che dovranno subire poi i sistemi di il server di sandboxing. L'altra architettura è la parte in cloud. Allora, abbiamo visto il processo di cattura può avvenire attraverso la parte UTM, attraverso la parte mail security, tra breve, o attraverso l'utente. Quindi sono tre meccanismi con cui il Capture può andare a catturare quelle che sono le informazioni da analizzare. L'UTM invia con un protocollo proprietario crittografato, che si chiama GCSD, le informazioni al sistema di cattura. Le mail security e l'utente invece interagiscono con delle API HTTPS. Quindi possono ad esempio andare a l'utente può ad esempio andare a fare l'upload di un file direttamente dall'interfaccia di Capture e andare quindi a caricare il file da analizzare all'interno del sistema. All'interno del cloud abbiamo il nostro cluster di analisi.
noi abbiamo il nostro controller che scrive su un database, il nostro database, e abbiamo i vari nodi di analisi. Nodi di analisi, quindi mettiamo Amsterdam, San José e qualche parte in Giappone, che sono formati dai rispettivi engine di analisi, LastLie, VMRay e Sony Sandbox. All'interno quindi dell'analisi del file, i file che vengono sottoposti all'interno del servizio di capture raggiungono un controller. Questo controller verifica prima di tutto se esiste la coppia hash verdict, ok? Quindi è il primo controllo che viene fatto, perché se il file è già stato analizzato, io do immediatamente al richiedente quella che è l'informazione sul verdetto. Altrimenti viene creato un campione, viene creato un task e un job. Questo campione, questo job è innanzitutto un job relativo ai prefiltering, quindi vengono fatti girare questi prefiltri prima quindi di mandarli in detonazione all'interno delle sandbox, vengono realizzati questi prefiltri in modo da capire se esiste già un modo veloce per identificare un'eventuale minaccia. Okay? Siamo ancora nella finestra in cui l'utente potrebbe ricevere la schermata di blocco da parte del servizio di capture. Se i prefiltri danno un risultato non conforme, quindi non hanno individuato niente, il file sconosciuto viene sparato alla parte di analyzer e fatto detonare all'interno del sandbox. Quali sono i prefiltri? I prefiltri sono diversi. Abbiamo innanzitutto, quindi, superata la fase di capture database, verdict, hash, entrano in gioco i prefiltri, ce ne sono, come dicevo, diversi. Il primo è quello di LastLine, che controlla il codice embedded per macros o altro codice inserito, quindi l'embedded code inserito all'interno del file che stiamo inviando. Abbiamo un prefilter fornito da VirusTotal, quindi ci sono 62 antivirus che vengono confrontati per determinare un eventuale riscontro. Abbiamo il GAV signature, questo verrà utilizzato principalmente attraverso il sistema dell'invio di file attraverso l'ML Security, perché il firewall già fa questo tipo di lavoro, e queste signature del GAV vengono trasformate all'interno di quella che è una macchina che si chiama Yara, che traduce quindi quelle signature in espressioni regolari che consentono di andare a... Scusate però... che possono andare a identificare quindi una minaccia direttamente con quei filtraggi. E poi abbiamo per i portable executable anche il verifier dell'authentic code, quindi per tutti i file di Microsoft, ad esempio tutti i file sposati su Windows, esiste già un codice che produce Microsoft di autenticazione di quel file, quindi viene verificato se quel file che viene scaricato è un file buono. Non mi sentite più? Pronto? Prova? Prova, mi sentite? Io sento, ok, bene. Ok, e poi ci sono una serie di filtri, ad esempio filtri legati al dominio, domini buoni e domini meno buoni, quindi una parte di reputation, o anche filtri legati ai vendor. Quindi questa è tutta una parte di prefiltering che viene fatta girare prima di far detonare il file all'interno delle sandbox. Le statistiche che riusciamo ad ottenere all'interno del capture sono diverse e sono soprattutto molto molto approfondite. Nella schermata di status sono disponibili innanzitutto un istogramma che ci mostra quella che è la distribuzione temporale sui 30 giorni delle analisi eseguite, in cui viene utilizzato un gradiente di colore per identificare le giornate con più minacce rilevate, quindi dall'azzurro al rosso ovviamente andiamo a capire quelle che sono le giornate più virulente, ok? E inoltre viene fornita poi una tabella con i log che fornisce invece informazioni dettagliate su ciascun file analizzato. Da questa schermata, vedete che c'è il tastino in alto sopra l'istogramma, c'è un pulsante che vi consente quindi di fare l'upload manuale dei file. Anche in questo caso il limite per adesso è di 10 megabit. Vi ricordo che il motore che ha implementato Sonical è un motore che non ha limiti di file size, è attualmente cautelativo. Posizionandoci su ciascuna barra dell'istogramma abbiamo un pop-up che ci mostra il numero totale dei file che sono stati analizzati e la percentuale di quei file che sono risultati poi malevoli. Questo a livello di statistica. Quindi tornando su quella tabella e selezionando ad esempio uno dei file che sono stati analizzati, abbiamo la reportistica dedicata per ciascuno di quei file. La reportistica, quindi,
si basa su un IDER, quindi questa, quando lanciamo, quindi torniamo un attimo qua dietro, okay. Quando nella tabella dei log andiamo a individuare uno dei file analizzati e lo lanciamo, si apre una nuova finestra del browser. In questi giorni un nostro partner che stava provando cercava appunto poi di, mi ha inviato poi una copia proprio stampata all'interno di questa finestra del browser, e questa nuova finestra è composta quindi da diversi elementi. Prima di tutti c'è un header, un header che va a identificare innanzitutto con un colore, quindi un impatto immediato, quello che è il risultato come file malevolo o file clean, file pulito. Viene indicata allora la data dell'invio del file a capture per analisi, normalmente è un valore locale, poi nei log vedremo nell'altra parte che c'è anche il valore in UTC, e un messaggio esplicativo che riassume la situazione dell'endpoint. Quindi l'utente, l'amministratore ha immediatamente riscontro che la macchina 192.168.9 è stata infettata, okay? E quindi potrebbe essere necessario andare a ripulirsela. Il banner in basso, quindi la seconda parte, quella in chiaro, invece contiene invece le informazioni di connessione. A sinistra abbiamo l'IP e la porta del sorgente, quindi l'indirizzo da cui il file è stato spedito, il get HTTP dal mio file. Al centro ovviamente c'è il firewall col capture attivo identificato dal suo numero di serie, a destra invece c'è l'indirizzo IP destinazione a cui il file viene spedito, quindi il file che viene richiesto in questo caso dalla macchina interna e analizzato dal capture. Nel footer dello stesso tipo di analisi abbiamo invece le informazioni legate all'identificazione univoca di quel file, buono o maligno che risulti essere. Quell'identificazione avviene conservando tre diversi hash, l'MD5, lo SHA1 e lo SHA256, in modo proprio da garantire l'univocità di quel file analizzato e quindi l'univocità della coppia hash verdict. Sulla parte invece a sinistra abbiamo tutte le informazioni della piattaforma che lo ha analizzato, quindi il firewall che l'ha spedito, la versione del capture e login UTC. Ovviamente in un discorso legato all'auditing, questo tipo di informazioni che possono essere conservate diventano ovviamente fondamentali. In più abbiamo un'informazione statica su quello che è il file che viene analizzato, in questo caso il file è un portable executable a 32 bit. Siamo addirittura. Nella parte semplice di reportistica abbiamo quelle che sono le informazioni legate al pre-processing, quindi andiamo a editare quello che è il nostro file. La quantità di informazione che adesso cominciamo a vedere comincia a diventare assolutamente importante. La prima, dopo le due banner, quindi quello rosso e quello, se vedete l'immagine di destra, quello rosso e quello chiaro, e l'analisi statica di quello che è il file, abbiamo quelle che sono le quattro fasi di preprocessing. Vedete che c'è un bug da una parte nel file malevolo, mentre nel file buono ci sono un 62 colorato di azzurro. Ora, questa è la parte di preprocessing, una parte di preprocessing che si sviluppa sfruttando diversi elementi. Quindi abbiamo detto il virus scanner, ok? L'operatività determina il fatto che il virus scanner ha identificato un malware. Nel caso che questo valore booleano risulti essere positivo, viene immediatamente identificato come file malevolo. Altrimenti, se il risultato dell'analisi con il virus, con il database di virus scan è negativo, quindi non ha ricevuto nessun tipo di analisi, va a continuare. Il secondo prefiltro è la reputation del vendor. Quindi, se esiste all'interno della lista di autorizzazione, viene considerato non malevolo, okay, quindi dà un risultato positivo, altrimenti se il risultato è di questa analisi è falso, continua l'analisi. Il terzo è l'analisi del dominio, quindi se è in una lista di autorizzazione nuovamente viene considerato non malevolo, quindi l'analisi si completa, altrimenti l'analisi viene continuata. Infine abbiamo la verifica del code embedded, quindi se viene ritrovato, se viene identificato all'interno di quel file del codice nascosto, offuscato o presente all'interno della piattaforma, codice non anomalo. Allora, se non viene trovato, ovviamente abbiamo un'uscita dal sistema di prefilter con risultato positivo, quindi non malicious, altrimenti se viene trovato dell'embedded code, l'analisi continua, e con l'analisi continua vuol dire manda in sandbox.
Un report quindi clean può verificarsi nei due casi. Le scansioni con gli AV sono state inconcludenti o sono tutte positive. Oppure, il file è presente in una delle liste di autorizzazione. Alternativamente, le scansioni degli AV sono state inconcludenti o tutte positive, oppure nel file non è stato individuato alcun codice embedded. Questo prefiltro quindi consente di dare dei risultati molto, molto rapidi. La seconda parte invece, quindi la parte più approfondita, quindi torniamo al nostro file malevolo, perché ovviamente se è positivo detonation non entra in azione, andiamo a vedere nella seconda parte del report, quindi sotto la parte dei prefiltri, andiamo a vedere quelli che sono stati gli elementi che poi hanno determinato l'invio a sandbox. Nel box che vi ho cominciato vedete che non è stato individuato come un malware conosciuto, quindi i 62 virus scan hanno dato esito negativo, è stato trovato del codice embedded, non è stato individuato quel file all'interno delle liste di autorizzazione del vendor e neanche dalle liste di reputation del domain, e in questo caso quindi per arrivare a un risultato positivo devo mandare il file all'interno dei sistemi di sandbox. Il termine live detonation è utilizzato per indicare che vengono utilizzati uno o più motori di analisi a seconda del file che sto inviando. Se sto inviando un portable executable andrò a lavorare su Windows, se sto andando a inviare un file DMG andrò a lavorare sul sistema operativo Mac, se sto analizzando una pick up andrò a lavorare su un sandbox dove verrà attivato un ambiente Android. Okay? E quindi quel live detonation va a indicare quindi l'analisi su quali motori e su quali ambienti vengono fatti analizzare. Nel dettaglio quindi abbiamo la parte di prefiltering, ovviamente, come virus scan, quindi numero dei vendor utilizzati, indipendentemente dal giudizio di ciascuno. Il SonicWall Antivirus e il Cloud Antivirus contano ciascuno per sé, quindi in quei 62 ci sono anche GAV e Cloud AV. Come vi dicevo, GAV e Cloud AV a livello di signature vengono convertiti in espressioni regolari e poi utilizzati all'interno di una macchina IAR per andare a verificare quelle che sono le possibili risultanze di un virus, questo per quello che viene sottomesso dall'utente piuttosto che dall'MI Security. L'utente può sottometterlo anche tramite MySonical, mi sono dimenticato di dirvelo, okay? Quindi tramite MySonical potete andare a sottometterlo, non passa per forza per un firewall, per cui GAV e Cloud sono inclusi all'interno dei motori antivirus utilizzati. Sono inclusi poi nel totale ulteriori virus, scanner e altri produttori. Reputation Database, l'elenco dei vendor autorizzati e una lista di domini autorizzati. I Detonation Engine invece, vedete qua ne indica 3 come Detonation Engine, è il numero dei motori di analisi che vengono utilizzati per scansionare il file. Uno è il Sonic Sandbox, che è proprietario di SonicWall, e gli altri invece sono motori di analisi di terze parti. Al momento abbiamo Lastline e VMRay all'interno della piattaforma. Nella detonazione live detonation invece vi dà il numero di complessivo di ambienti utilizzati attraverso i vari motori di analisi. Questo ambiente è comprensivo di un motore di analisi e del sistema operativo su cui gira, quindi il live detonation va a identificare il motore di analisi e il sistema operativo su cui sta girando. Okay? La tabella che vi riporta l'analisi complessiva è ancora un'analisi ad alto livello, perché poi abbiamo la possibilità di avere un'analisi ancora più approfondita. Quindi ogni riga della tabella mostra il risultato di ciascun motore di analisi, identificati con le prime lettere dell'alfabeto greco, quindi l'engine alfa, l'engine beta, l'engine gamma, che saranno il Sonic Sandbox, il Lastline e il VMRay, per mantenere un'analisi pura, diciamo, non vengono specificati. Ogni riga quindi rappresenta un ambiente separato, quindi abbiamo l'engine alfa con Windows XP Pro, l'engine alfa con Windows 7, e indicato quindi il sistema operativo su cui il motore di analisi è stato eseguito. Il punteggio complessivo dell'analisi di ciascun ambiente è riportato sulla sinistra ed è identificato da un colore. Se rosso, ovviamente, ha determinato il risultato malevolo. Se invece è grigio, il risultato è un risultato buono. Quindi la coppiata è positiva.
Sulle colonne vengono poi indicate tutte quelle che sono le azioni di analisi che hanno determinato quel punteggio. Prima di tutto il tempo, in secondi o in minuti, a seconda di quello che è stato necessario per completare la detonazione, e poi tutto quello che l'ambiente ha utilizzato per ricavare un giudizio, quindi ad esempio le librerie. Sono delle librerie DLL, ovviamente, che sono state rese, che vengono un numero complessivo di librerie DLL che sono state iniettate all'interno del file per vedere poi quello che è il comportamento del file stesso all'interno dell'ambiente di detonazione. I file che sono stati creati, letti, aggiornati o cancellati durante l'analisi, i registri, quindi dove è andato a scrivere, i processi, quindi quelli che sono stati processi nati, morti durante la fase di analisi, i mutex, quindi i mutual exclusion object che sono stati utilizzati durante l'analisi per andare a bloccare determinate risorse di esclusione, ad esempio per andare a bloccare il fatto che stia individuando la presenza di un sandbox, oppure anche le funzioni, quindi la chiamata funzione all'interno dell'analisi, all'interno proprio del programma, e le connessioni, quindi quello che è stato il numero complessivo di connessioni che quel file è riuscito, ha tentato di aprire verso l'esterno anche all'interno del sistema. L'ultima parte è la parte più a destra, che è quella dove potete andare a scaricare un report completamente dettagliato per ogni sandbox. In XML, un insieme di screenshot di tutti i vari processi che sono stati svolti durante la fase di detonazione e salvati, oppure un punto cap che vi dà la sequenza di quelle che sono le informazioni utilizzate, o quindi ad esempio la sequenza di handshake TCP che ha aperto quel file durante l'analisi all'interno della macchina, dell'ambiente di detonazione. Vedete quindi che lo strumento che ha realizzato Sonicall è uno strumento veramente articolato, no, quello in basso è Iazzone. Adesso ci arrivavo al signor Cesare. Ecco, quello che volevo dirvi è che il sistema che vi mette a disposizione Sonic è un sistema veramente molto potente, perché da un lato potete agire col discorso del block until verdict e quindi poter prevenire quelle che sono le minacce. Come vi dicevo, è assolutamente un sistema efficiente per andare poi a bloccare tutto quello che è ignoto, al di là che su determinati protocolli non sia ad esempio disponibile l'opzione block until verdict. Vi ricordo che il block until verdict ce l'hanno in due come fornitori di servizio di sandboxing, che sono Sonicall e che sono Checkpoint. Okay? Parliamo ovviamente di macchine Next Generation Firewall con funzione di sandboxing, non parliamo di una macchina di sandbox che sta in linea all'interno della vostra rete, anche perché parliamo comunque di costi completamente diversi. E bene, sì, quello che ho messo sotto è per chi se lo ricorda, perché della mia età se lo dovrebbe ricordare, perché anche un po' più vecchio pure, è il signor Cesare degli Azzone che vi diceva di provare per credere. Quindi abbiamo concluso questo trimestre con una campagna molto Guido Angeli, che dava il provare per credere, eccoci. E abbiamo concluso questo trimestre con una campagna molto potente legata appunto alla dismissione di macchine di vecchia generazione con macchine di nuova generazione con servizio di sandbox. Ne avete acquistati parecchi. Indubbiamente quello che vi consiglio è di potervi dotare voi stessi della parte di sandboxing all'interno della vostra rete sulle vostre macchine NFR. Ad oggi sono disponibili in NFR i capture per il TZ500 e per l'NSA 3006. Con novembre saranno disponibili in NFR i capture per tutte quante le macchine SOA esclusa. Quindi mettetevi in pipeline il fatto di poter andare ad acquistare per la vostra macchina di sesta generazione NFR il servizio di capture. È una donna a pagamento, sì, è una donna a pagamento, sempre però a pagamento con i prezzi not for sale. Il vendor ha deciso di farle in questo modo l'aggiunta del servizio. La versione trial ovviamente è assolutamente disponibile per i soliti 30 giorni.
Io prima di lasciarvi spazio alle domande, vi ricordo un prossimo appuntamento che abbiamo organizzato con i nostri vendor di sicurezza principali, quindi del Sonicall, che sarà poi Sonicall tra qualche giorno e basta, quindi cambieremo il logo, Eaton, F-Secure, QSUN e Vasco. Vi aspettiamo a Padova il 16 novembre, quindi le registrazioni sono assolutamente aperte. Vi chiedo il prima possibile, giusto per ovviamente sì, per riuscire ad avere i posti disponibili, a potervi registrare. Sarà una giornata in cui tutti i vari vendor presenteranno le loro novità, in particolare Sonicall ovviamente vi presenterà anche tutta quella che è la nuova parte di canale. Il pranzo è assolutamente previsto all'interno dell'evento, quindi vi aspetto e vi aspettiamo con impazienza, okay? E a braccia aperte come al solito, insieme anche a Guido Angeli. Bene, io avrei concluso. Se ci sono domande, vi lascerei sia la parte di chat che indubbiamente anche la parte di interfono aperta, quindi potete fare direttamente a voce. Ok? Vi lascio il microfono. Fai Google Drive, come passare a scaricare GD. Allora, ho visto alcuni antivirus. Aspetta che mi prendo. Non sento più audio. Sì. Ho lasciato il microfono disponibile per chi volesse porre delle domande direttamente in audio e non scrivendo. Intanto vi ringrazio ovviamente a tutti per avermi concesso la mezz'ora di ritardo. Siete stati assolutamente molto, molto gentili tutti quanti, perché ho visto che siete rimasti lì disponibili. Ecco, se qualcuno quindi vuole fare delle domande a voce può utilizzare direttamente il microfono e farle a voce. Ve lo lascio ancora libero per qualche minuto. Aspettate che ho perso un po' di... Eccoci. Allora, riprendo un attimo io, che così vedo qua che ci sono una serie di domande che sono arrivate già in chat. Allora, Calettronica, ho visto che alcuni antivirus firewall bloccano correttamente, ad esempio i file di Google Drive, riesco a passare a scaricarli, filtrando HTTPS mi filtra il GD. No, non riesco a capirla. Non riesco a capirla. K-Elettronica, se puoi un attimo riformulare. Grazie. Poi la presentazione ve la mando io, poi la metterò, la controllo, perché qua ci sono stati un po' di problemini durante la registrazione audio, quindi la controllerò prima di mettere, se è il caso poi la riregistro. Comunque poi sarà disponibile sul nostro canale YouTube, al quale vi prego di registrarvi se ancora non l'avete fatto. Stecom, per quanto riguarda i servizi posta tipo Office 365 Gmail con protocollo MAPI è supportato. Allora, avevo un'indicazione del genere. Aspetta, mi pare di sì. Aspetta, vediamo qua. Vado un po' a scartabellare tra le varie cosine.